Cari genitori, sono Alessio Piana, l'insegnante di fisica del liceo Filelfo di Tolentino. Come già sapete, dall'inizio dell'anno ho iniziato a utilizzare la nuova metodologia didattica chiamata insegnamento capovolto, in cui assegno agli studenti delle video lezioni di fisica preparate da me da studiare a casa il pomeriggio, così poi la mattina in classe durante le normali ore di lezione possiamo svolgere più esercizi in gruppi, discussioni, anche esperimenti in quantità maggiore, perché una parte del lavoro di studio è già stata svolta a casa dagli studenti. Non poteva mancare anche un bel video per i genitori, per spiegare in che consiste questo insegnamento capovolto e quali vantaggi dà. Wikipedia spiega che la classe capovolta o insegnamento capovolto ribalta il tradizionale ciclo di apprendimento e nasce dall'esigenza di rendere il tempo scuola più produttivo grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie e di internet. A livello internazionale, l'insegnamento capovolto è conosciuto come flipped classroom. La rivoluzione internet ha permesso la diffusione dei contenuti multimediali, rendendo possibile fruire da casa le lezioni e spiegazioni dei docenti. È improduttivo trasmettere a scuola quello che è già disponibile a casa. Dunque, in altre parole, che senso ha dedicare la maggior parte delle ore di lezione a scuola, in classe, a spiegare delle cose che si possono spiegare nelle video lezioni online e vedere già a casa il pomeriggio? Oltretutto, le video lezioni sono fatte meglio delle lezioni che uno fa in classe, perché sono pensate, organizzate, ragionate, preparate in modo specifico. Dunque, l'insegnamento capovolto sposta la lezione a casa sfruttando le potenzialità dei materiali didattici online. Lo studio individuale viene invece spostato a scuola, anche grazie alla collaborazione tra gli studenti stessi, svolgendo una didattica di apprendimento attivo, socializzante e personalizzata. L'insegnante esercita il ruolo di tutor. In classe vengono attivate le competenze cognitive alte, comprendere, applicare, valutare, creare, e l'allievo, insieme ai compagni e all'insegnante, applica quanto ha appreso, cioè quanto ha studiato a casa attraverso i video, per risolvere problemi proposti dal docente. L'insegnante guida l'allievo nell'elaborazione attiva e nello sviluppo di compiti complessi. In classe si realizza l'apprendimento attivo, diversamente da come avviene invece con la metodologia tradizionale, dove lo studente è quasi sempre soltanto in ascolto passivo delle spiegazioni dell'insegnante in classe. Infatti l'insegnante spiega, fa gli esercizi, presenta un sacco di cose, ma gli studenti non sono in apprendimento attivo in quel momento, sono semplicemente in ascolto passivo, cioè non operano direttamente, ma in pratica stanno solo a guardare. L'insegnamento capovolto nasce negli anni 90 con Eric Mazur, professore di fisica all'Università di Harvard. Oggi le università rendono disponibili online interi corsi universitari per mezzo delle video lezioni. Le video lezioni che ho preparato e che continuo a preparare sono organizzate in playlist. Ogni playlist, come per esempio questa, onde meccaniche e sonore, riguarda un modulo didattico ed è composta da una serie di video, tipicamente della durata di alcuni minuti l'uno, dove ci sono spiegazioni teoriche, in cui io parlo e contemporaneamente indico con il mouse, come sto facendo adesso. C'è la spiegazione delle cose presenti sul libro di testo, ci sono molti esercizi svolti spiegati nei minimi dettagli, con tutto il procedimento e lo svolgimento e la risoluzione, ci sono molti materiali presi da internet come queste applet virtuali, cioè delle animazioni virtuali di fisica, ci sono esperimenti scaricati da YouTube e ci sono moltissimi esperimenti realizzati da noi nei nostri laboratori del liceo Filelfo, come per esempio questo con l'oscilloscopio. Dunque queste video lezioni rappresentano un corso di fisica completo per il liceo, strutturato in tutti i dettagli. Tutte le playlist si trovano su YouTube, sul mio canale Alessio Piana. Certamente agli studenti è richiesto un impegno per studiare a casa le video lezioni assegnate il pomeriggio, altrimenti la mattina in classe poi non hanno gli strumenti concettuali e le conoscenze per poter svolgere i compiti assegnati, gli esercizi, le attività.
attività che avvengono soprattutto nella forma del cooperative learning, cioè gruppi di lavoro cooperativi, in cui gli studenti si confrontano, ragionano, specialmente nella risoluzione di problemi e di esercizi di fisica, aiutandosi tra loro, in una modalità di apprendimento attivo. Dunque è necessario per fare queste attività che gli studenti arrivino a scuola che hanno già studiato le video lezioni assegnate e se hanno delle domande, delle richieste di chiarimenti, si apre una discussione, un dibattito, un confronto in cui l'insegnante ma anche i compagni di classe intervengono in una discussione dialogata per chiarire quelle parti concettuali che sono rimaste un po' difficili. Certamente sarà poco credibile lo studente che dice all'insegnante «Io non ci ho capito niente, bisogna che mi rispiega tutto da zero». Il dibattito e la discussione collettiva invece andrà dedicata a risolvere quei particolari aspetti più problematici delle video lezioni che gli studenti hanno visto già a casa. Un altro grande vantaggio delle video lezioni online è che gli studenti in ogni momento hanno la possibilità di ritrovare tutti i contenuti spiegati, spiegazioni di teoria, esercizi svolti, esperimenti, animazioni virtuali prese in internet. Quindi hanno sempre a disposizione tutti i materiali di studio che altrimenti in una modalità tradizionale di spiegazioni in classe vanno poi persi e rimangono soltanto alcuni appunti scritti dagli studenti durante le spiegazioni in classe. Appunti che invece con il metodo delle video lezioni gli studenti possono prendere e scrivere durante le video lezioni stesse, oppure possono riguardarsi alcune parti magari più impegnative, più difficili, più volte andando avanti e indietro con il video. Dunque, in conclusione, il metodo delle video lezioni, questo insegnamento capovolto, permette di avere tanti vantaggi rispetto alla didattica tradizionale. Dunque, andiamo avanti così. Per qualsiasi cosa, chiarimenti, dubbi, richieste, io sono sempre disponibile, anche online, anche per fornire i materiali, i video, scaricarli offline, qualsiasi cosa. Se avete consigli, proposte, vi ascolterò sicuramente. Bene, quindi un saluto a tutti e andiamo avanti con le video lezioni e l'insegnamento capovolto.